Il genio civile chiede ai residenti di Viale Fusinato di pagare il conto sul maxi cedimento del muro d'argine che corre lungo il fiume Retrone, recentemente collassato su se stesso. Una richiesta che scatena una vera e propria battaglia legale. Una sponda del corso d'acqua che, a quanto risulta, continua a cedere, con alcuni condomini della zona alle prese con veri e propri buchi nei piazzali di sosta e pavimenti esterni che continuano a muoversi. Dopo il crollo della pavimentazione delle settimane scorse, i residenti del condominio Le Acacia hanno ricevuto la richiesta da parte del genio civile di provvedere alla riparazione del muro d'argine, una richiesta però rispedita al mittente con tanto di diffida ad eseguire i lavori quanto prima, perché la situazione sta peggiorando. Abbiamo risposto con avvocato che non possiamo farlo perché non è compito nostro, in quanto è causa di una dragazione del fiume partito da Maganza e che arriva fin dall'altra parte. E ci sono coinvolte decine di case. Abbiamo preoccupazioni per l'investimento che abbiamo fatto negli anni di trovarsi senza niente, insomma. E i cedimenti delle sponde a quanto pare continuano a manifestarsi, come raccontano le immagini. In alcuni punti che confinano con il fiume si sono aperti veri e propri buchi che preoccupano i residenti, che chiedono anche al comune di intervenire. Un po' di paura, sì. Avevo un po' di paura che si casca tutto. Quel buco lì... Bisogna che stia, magari che è pericoloso.